dai, dai. A papà, buona pesca! Disgraziato! Non te la devi togliere il vizio! Ma stai attento! Lascia! Ma lasciala tu! Non devo sistemare! Mettila qui, così. Non ce la faccio più. Con chi ce l'hai? Con mio figlio. Che ha fatto? Tutte le volte me lo fa apposta. Ogni volta che si va a pesca mi dice: papà, buona pesca. Ma è naturale. Ma quale naturale? Non lo sai che porta iella? Ma a un pescatore non si dice mai buona pesca. E che si dice? Buona caccia? Buona caccia a chi va a caccia. A chi va a pesca non si dice. E come si dovrebbe dire? Non so, tutta un'altra cosa. Papà, in bocca al lupo, in bocca all'ippopotamo, in bocca all'elefante. Va bene, il fatto è che sei superstizioso. No, no, non sono superstizioso. Solo che chi va a pesca non deve sentirsi dire buona pesca. Perché sennò non prende niente. Ah, mi sì? Sono spiegato. Tu non prendi niente, ma io sì. Sì, ma perché tu che cosa hai pescato? No, mai no. Niente. È meglio che non ne parliamo più, vai. Una volta hai pescato, una scarpa. Allora, secondo te, quando si augura buona pesca deve succedere una disgrazia? Sì, per me è così, e non voglio sentirmelo dire, perché mi porta iella. Ma non dire cretinate, nel XX secolo che crede ancora a certe cose. Sì, nel XX. Attento! Pace, cari, e mettete gli occhiali, no? Stavi ammazzando quel poveraccio e poi dici che non ci credi. Tutta colpa di quel fetuso di mio figlio, disgraziato. Stai calmo, stai calmo. Guarda che io sono calmo, sei tu che stai esagerando. Io direi di tornarcene a casa. Ma che tornare a casa? Ma ti pare che dovrebbe succedere un'altra cosa? Speriamo che ci finisca bene. Se succede qualcosa la colpa è tutta tua. La vuoi smettere? Sì, la smetto, la smetto. Pure la polizia stradale, speriamo che non ci fermi. Oddio, ho dimenticato la patente a casa. Ci mancava pure questo. Sono senza bollo. Pure il bollo. Sono senza triangolo. E ho anche le gomme lisce. La benzina c'è. Stiamo camminando. Meno male. Disgraziato. Che si fa? Mi hai inguaiato. Niente, non ti preoccupare, ci penso io. Ho un sistema. Che? Tu fai finta di niente. Lo sistemo io. Saruzzo! Saruzzo! Finalmente t'ho ritrovato. Beh, alto, bello, bellissimo, con l'elmo in bianco. Come sta la mamma? Come sta? La mamma? Ma che sta dicendo? Mi scusi, ma... E Santuzza, Carmeluzza, Rosalia, Marenuzza, Venuzza, come stanno? Per sua norma io non mi chiamo Saruzzo, non conosco Carmeluzza, non conosco Pinuzza e sento un forte odore di puzza. E papà? E papà è morto. Morto? Beh, io sono orfano di padre e di madre, va bene? E non mi hai mandato un telegramma, io sarei venuto a casa tua. Ma insomma, lo vuole capire che io non sono Saruzzo? Lei sta prendendo un grosso equivoco. La smetta! Come non... La smetta, per favore! Non sei Saruzzo! Non sono Saruzzo! Ma siete precisi, due gocce d'acqua! Mi sta facendo perdere il tempo e la calma! Saruzzo, non mi mentire! Non senti il sangue del tuo sangue che te chiama! Ma che sangue, sangue? Insomma, basta, mi dia la patente! Avanti, li mette patente, si sbrighi! Non sei Saruzzo! Non sono io! Sei sicuro? Ciccio, non è lui, Saruzzo! Roba da matto! Mi scusi, mi sono sbagliato nel confondermi, sono cose che succedono. Va bene. Arrivederci, tante belle cose. Saluta la mamma, papà, Pinuzza, Carmeluzzi e anche Pinuzza. Dove sta andando? Libretto e patente. Salve. Saruzzo! Che fa? Saruzzo! Ma che fa? Metta giù le mani. Ma come si permette certe confidenze? Saruzzo. Che vuole questo qua? Chi lo conosce? Sei tu, Saruzzo. Ma che Saruzzo è Saruzzo? Non è Saruzzo. Che stai dicendo? E nemmeno lei. Le ho già detto di no. Ma allora Saruzzo dov'è? E che lo vuole sapere da me dov'è Saruzzo? Io cerco Saruzzo. Siete tale quale, preciso. Naturale. Si è sbagliato. Come no? Proprio così. Libretto e patente. Sì. Cicciuzzo, libretto e patente. E subito. Ora la prende. Cicciuzzo! Sissio! Sissio! Cicciuzzo! Male si sente! Ciccio! Ciccio! Presto! Portiamola all'ospedale!
Cicciuzzo, stai calmo, stai calmo. Non è niente, non è niente. Stai calmo. Presto, fateci strada. Questo muore, lo dobbiamo portare all'ospedale. Muore questo. Ci facciano strada, ci facciano strada. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Non muori in macchina, non muori in macchina. Se ne sono andato, sì. Prego, per cortesia, scusi. Non ti preoccupare, stiamo passando un guaio. Vi andremo a finire in galera. Mettete le sirene! Metteremo le sirene, state tranquilli, non vi preoccupate, lasciate fare a noi. Ma tu hai capito? Nel menù maresciallo si chiamava Saruzzo. Insomma, la vuoi smettere con questo Saruzzo? E che è colpa mia se nessuna delle due guardie si chiamava Saruzzo? Allora, se ti interessa, ti faccio sapere quanto è costato il tuo Saruzzo. Ma perché? Quanto è costato? Quanto è costato? Non lo sai, senti. Dimmi. Sentiamo. Ecco qua. Lire 5.000 di multa perché sono stato trovato sfornito di patente e con denuncia. Lire 15.000 perché avevo il bollo scaduto e con denuncia. Lire 3.000 perché sfornito di triangolo e con denuncia. E lire 5.000 per avere le gomme lisce. Con denuncia. No, senza denuncia. Meno male. E poiché, come dici tu, sono un tirchio, questi, mio caro, anche se la macchina è mia, te le faccio pagare in contanti soldo per soldo. E io invece non pago una lira perché la commedia l'hai fatta tu. Sì, perché sei stato tu a simulare di sentirti male. E io allora che ho fatto? T'ho fatto accompagnare all'ospedale. Ma invece no, le due guardie... Non hai capito che fingevo di cercare la patente. Ma si hai simulato tu! E le guardie ci hanno portato qui al comando. E ora devi pagare. Sì. E poi questo sistema ha sempre funzionato. Sempre. Sei sicuro? Sì, sì. E non ha mai fallito? Mai. E con chi? Con mia sorella. Ogni qualvolta le volevano fare contravenzione, lei tirava fuori la storia di Saruzzo e tutto si sistemava. Ma io lo so di chi è la colpa di quel disgraziato di mio figlio che ogni volta va babbo alla pesca. Insomma, la vuoi smettere di inventare? Ma che devo smettere? Io non ne posso più. No. Io lo ammazzo, lo caccio di casa. Incominciamo bene. Incominciamo bene. Caccio tutte. Pure a te caccio. E anche mia moglie, e anche mia suocera. Ceccio, ferma! Che succede? Hai visto quelle due belle ragazze? Che importa? Fermi, scendete! Dove andate? Ma che brava! Un filo bus. Se erano due belle ragazze le facevi salire, eh? Bene, che c'è? Fermi, gli ho detto! Ciccio, non dovrei occuparmi, vedrai che spingendoci c'entriamo tutti! Ah, ma allora sei fissato! Ma non vedi che non ci entriamo tutti? Ragazze, stringete, che salgo pure io! E dove li dovremmo portare, secondo voi? Già abbiamo fatto troppo. Ma a casa vostra, mangiare un boccone. Oh, si mangia. Ma non ve fanno pena queste due povere ragazze che stanno morendo di fame? Andate a lavorare anziché di andare a spasso. Perché? Voi altri non ci andate a spasso, no? Andate, via. Ma chi me lo ha capitato? Ciccio, ma te quelle due ragazze non facevano un po' pena? Dai, che abbiamo moglie e figli. Ah, già, è vero. Ci facciamo la solita spaghettata, aglio e olio. Mi sta bene, però a me senza aglio. Deve essere Otello. Non lo dica a nessuno. Lei è l'uomo della mia vita.
bello, amore. Amore, amore. Sfacciato, ma che confidenze sono queste? Non senti che suonano alla porta? Ammazzalo che cazzo! Ciao! Ciao, bello! Salve! Hai visto come si tratta, no? Ciccio, hai visto la ragazza? La ragazza, eh? Vieni a vedere la ragazza. Vieni, vieni. Ciao, bello! Ti è piaciuto? E questi chi li ha fatti entrare? Tu? Io? Non me ne sono accorto. Sentite voi altri, lui vi ha fatto entrare ed io vi faccio uscire, fuori tu. Allora lui è buono e lei è cattivo. Grazie. Lui è buono e io sono cattivo, perciò vi faccio uscire, fuori tutti. Lei è intelligente e simpatico. Guarda che con me non attaccano queste linee. Ci diamo del tu? Io ti do del tu perché potrei essere tuo padre. Paparone, che ci dai da pranzo? Siete pazzi se pensate che noi due ci mettiamo a cucinare per voi. Senti che baldoria. Il burro. Allora, Paparone, pronto il pranzo? Ti ho già detto che con me non attacca. E ferma con queste manacce. State ferme, ragazze. Ci pensiamo noi. Che pochi lenti siete. Andiamo, su, su, su. Ecco il sugo. Dai, sbrighiamoci. Prima mangiano e prima se ne vanno. E non te la prendere. In fondo sono dei bravi ragazzi. Educati, civili, puliti. La zuppa l'è cotta, la zuppa l'è cotta, la zuppa l'è cotta, andiamo a mangiare, la zuppa l'è cotta. Il formaggio. Educati, civili, ma questo è un assalto alla forchetta. Hai ragione, i lupi in confronto sono agnelli pasquali. Qui. Ragazze, ragazzi, il formaggio. Ecco, c'è il formaggio. Ci mettete molto a prepararne altri due? Ci mettiamo niente. Niente, ci mettiamo a prendervi a calci se non ve ne andate immediatamente. Ma che credete che siete a casa vostra? Fuori prima che mi vengano i 5 minuti. Come? Prima ci invitate a pranzo? Ci lusingate? E poi fuori tutti? Così non si fa. E invece si fa perché ci avete proprio rotto le scatole. No, io sono ancora fame. Oh, dai, fate del piatto. Ma pure a me. Non c'è qualche altra cosa da mangiare? Che guardi, le scatole le hai nominate tu. Io mi rovino, li ammazzo tutti. E l'ergastolo? Già, non ci avevo pensato. Non ti preoccupare, finiscono di mangiare e se ne vanno. Il guai è che non finiscono mai. Finiranno, finiranno. Finita la danza. Qui, chi ti ha dato il permesso di prendere il salame? Nessuno. Salamandro. E che sarà mai? Me fossi preso il prosciutto. Il prosciutto. Chi c'ha? Ma che, dove sta? Di là. No, il prosciutto è la zitata. Pronto? Pronto? Insomma, volete rispondere? Un po' di calma, se non mi fa inghiottire. Come cosa? Il boccone. Se avevo il boccone in bocca, si capisce che sto mangiando. Ma chi è lei? E a lei che interessa? Ma che è? Quanto scoccia. Ma è tanto chiaro che hai sbagliato numero. Pronto, Ciccio? Ma perché non ci avete telefonato?
Dovevate farlo appena arrivati. Lo sapete che stiamo in pensiero. Aspetta, ti do Teresa. Pronto, Ciccio? Ma chi c'è lì con te? Chi ci deve essere? C'è Franco. Come puoi pensare cose simili? Ah, ecco, l'hai sognato questa notte. Non li fare questi sogni, che mi offendono. Ciao, salutami la mamma. Ciao, ciao. Avevo sbagliato numero. Te l'avevo detto. Ma perché? Non sei convinta? Mi ha dato i saluti per la mamma. I saluti per me? Ma che c'è di strano? Ciccio non è scostumato come Franco. Si ricorda sempre di salutarti. No, mai. Oh, nonna, non essere sempre così polemica. Polemica io, ma fammi il piacere. Ma la musica? C'era anche prima la musica. Tu l'hai sentita? Per telefono? Mm-hmm. Sì. Ho sentito la stessa musica. Allora non avevo sbagliato numero. Ciccio, che dici, ci sfottono? Ah, finalmente l'hai capito. Andiamo a pulire, coraggio. Andiamo. Ma... Guarda, guarda. Hai capito. Che dici, chiamiamola Fulgida? Che Fulgida? Non vede nessuno fino a lunedì. Metti che alle nostre mogli domani gli salta di farci una sorpresa e vedono questa Babilonia. Che pensano? Che abbiamo fatto un'orgia. Ma come ti vengono certe idee? Quelle la domenica hanno il concerto e non le muovi da Roma nemmeno a cannonate. Che schifo. Dici? E non lo vedi. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. I vostri mariti non me la raccontano giusta. Dai, mamma, non essere sempre la solita sospettosa. Carabinieri e polizia stradale hanno istituito diversi posti di blocco lungo tutte le strade che interessano il lido di Roma, dove la presenza di tre vasi è stata segnalata nella tarda mattinata. Qualcuno assicura di aver notato con il terzetto una giovane donna bionda. Sono armati e molto pericolosi. Le forze dell'ordine perlustrano le ville, numerosissime nel tratto che va da Ostia a Fiumicino e quasi tutte disabitate in questa stagione, che potrebbero offrire agli evasi un comodo nascondiglio. Il terzetto... Stai a sentire la radio, tu. Perché era una cosa importante, parlava di evasi. Ma che ti importa degli evasi? Su, lavoriamo. Diceva che si aggirano qui nei dintorni. Ma pensa alle mogli, se vengono loro sì che stiamo freschi. Però non capisco perché gli evasi scappano. Se sono evasi, che scappano a fare? Ma... Ciccio, sono qua. Gli evasi? Peggio. Ciccio, siamo rovinati. Rovinati. Voi ragazzi restate fuori un momento, eh? Andatevi a fare una passeggiata. Ce penso io a quei due. Oh, che bella sorpresa! Sì, sì, proprio una bella sorpresa! Che porcine! Ma che è successo? Maria Vergine! Ma chi c'è stato qui dentro? Chi c'è stato? E lo domandi a me. Sono io che te lo domando, rispondi! Hai capito, rispondi! Diglielo! Lo dico. Dai. Lo dico. Ievase. No. Sì. Santo cielo, chissà che paura. Paura, altro che paura. Terrore, mi trema ancora la mano. Hai visto che c'era una donna? Cara mia, non sono mica matta. Chi ve l'ha detto? La radio. La radio, ci hanno sentito la radio. Che altro ha detto la radio? Che erano tre delinquenti pericolosi. Ci avevano tre facce e dovevate vedere le facce. E la donna? Com'era la donna? E chi l'ha vista? Io non le guardo le donne. E poi con tre vasi in casa mi metto a guardare le donne. Su, raccontateci, che hanno fatto? Che hanno fatto? Hanno mangiato. Ma se vede, che schifezza. Oh, la cucina, come l'avranno ridotta? Oddio, la cucina. Ma possibile che per mangiare hanno fatto tutto questo letamaio? Sa, tre vasi, gente da galera. Ma hanno rotto tutto, piatti, bottiglie, bicchieri, tutto. Si arrabbiavano per niente. Un caratteraccio. Pure. Franco, ci chiamano. Andate. E questi cretini non hanno pensato nemmeno a avvisare il maresciallo. Beh, mo ci penso io. Mamma mia, che porcheria. Thank you.
Scrivi, Gargiù, scrivi. Gli evasi hanno fatto irruzione alle ore 15:30 e si sono trattenuti nella casa fino alle 16:30 circa. Ma quando ho telefonato io erano le 5. Le 17:30. Cerchiamo di essere un po' più precise, per piacere, vabbè? Maresciallo, mi scusi, se lei si ritira a casa e trova tre evasi e si ritrova davanti, che se ne sta con l'orologio alla mano? Ma spiegategli come erano fatti, erano alti, erano bassi. Beh, un po' bassi e un po' alti. Falsi bassi. Per piacere, signor, noi degli evasi sappiamo tutto. Stavano in galera. Ma che avevano commesso? Tutto, signor, tutto. Si figuri che assommano 5 ergastoli in 2, vabbè. Il primo è un pastore sardo, rapina a mano armata, sequestro di persona, pluriomicidio. E formaggio decorino. Formaggio? Ma che formaggio? Il secondo lo chiama Anastasia, perché è stato in America e pare che ha fatto gangster proprio con Anastasia medesimi in persona. Il terzo era il più tremendo. Mi pareva Gecchio lo squartatore. Ma che dite, quando mai? Quello il terzo non sappiamo nemmeno perché è scappato. Come? Stava scontando una condanna di 3 anni per truffa e doveva fare sì e no 4 o 5 mesi. Te lo dicevo io che il terzo era una persona per bene. Però sembrava un mostro con quella facciaccia. Quella che ci interessa invece è la donna. Sì, la donna. Di lei non sappiamo proprio niente e ci piacerebbe identificarla. Anzi, parlatemi della donna. Sa, è stata qui così poco. Poco? Ma come, dalle 3:30 alle 5:30 me lo chiamate poco? Maresciallo, noi e le altre donne non le guardiamo, guardiamo solo le nostre mogli. Sì, vabbè, ma sì, ma dico, avrete almeno notato il colore dei capelli? Sì. Erano neri. La radio ha detto biondi. Sarà prima biondi. Passata dal parrucchiere. Sa come sono le donne. Ma ora che mi ricordo aveva la parrucca, sì. La parrucca era nera, ma i capelli erano biondi. Sì, oggi si usano le parrucche. E il tupè. C'era anche il signor tupè. Chi? Sì, anche lui. Era. Ma per piacere. Scrivi, Gargiù, scrivi. Questi due non me la raccontano giusta. Se non li conoscessi da tanto tempo li arresterei per favoreggiamento. Andiamo in genere, Gargiù. Lei è un uomo di mondo, maresciallo. Chissà pure lei. Ma che significa? Quante volte, Ma senza mettere nessuna persona per bene nei guai, però. Voi altri mi avete fatto segnalare ai miei superiori la presenza degli evasi in questi dintorni. Bella figura, ci faccio poi se li trovano in un altro posto. Ma siamo corsi subito. Ma sempre tardi. Qua non si dorme, avete capito? Non si dorme. Gargiulo! Com'è, Andy? Di Gargiù, fatto il fonogramma? Come no? Fatto. Visto? Che vi dicevo? Sì, signor maresciallo. Fatto la brutta copia, la faccio correggere da mio figlio e spedisco. Ah, Gargiù, per piacere, lascia perdere, non spedisci proprio niente perché il fonogramma è annullato. Vattene, va, e straccia tutto, hai capito? Vai, Gargiù, va! Beh, tutto è bene quel che finisce bene. Grazie, maresciallo. Grazie. Arrivederci, state a bordo. Salutatemi le signore, arrivederci. Pronto? Oh, buonasera signora. In che cosa posso servirvi? Siamo sole. I miei generi sono usciti. Sentiamo dei rumori nel garage. Ma dei rumori sospetti, marescià. Che dobbiamo fare? Signora cara, ho paura che per un bel po' voi vedrete evasi dappertutto. Sentite a me, prendetevi un bel tranquillante e non ci pensate proprio più. Lei dice, dice che è suggestione. Ecco, casomai la richiamo. Lei è una cara persona, maresciallo, grazie, troppo, troppo gentile. Dice che non dobbiamo preoccuparci assolutamente. Fai me. Buone, buone. Lei, da una parte. Luciano, Silvana! E chiunque lo tocca gli spacco la testa. Chiaro? Andatela, tutti insieme. E adesso facciamo le presentazioni. Lui è Orgosolo. Lui, il Giglio. E io sono Anastasia. Scusi, e la signorina? Zitto. Che te ne frega? In 3 mettiamo insieme 5 ergastoli. Prego, in 2. Perché io fra 6 mesi uscivo, io dovevo fare in tutto 3 anni e tutto per equivoco poi. A me una mala vita, mi chiamano il Giglio perché sono immacolato, incensato e puro.
Lasciamo perdere. Noi di questo imbecille qui ce ne freghiamo. Per noi altri due, invece, se ci scappa un morto e ci danno un ergastolo in più, non cambia un cavolaccio di niente. Perciò regolatevi. E adesso preparateci da mangiare. Ancora? Come ancora? Voi altri due, in cucina. Su, avanti, muovetevi. Che aspettate? Che aspettate? Ma non c'è più niente. Marilina. Sì? Va a vedere se c'è qualcosa. Vado subito. E tu? Chiama Livorno. Ce l'hai il numero? 815. Il prefisso, idiota! Oh. Dopo, quando viene la bolletta, non date poi la colpa a me, eh? Pronto? Serafina? Sargiglio? Come stanno i bambini? Oh, io me li sbatto i bambini! Informati se è pronto il peschereccio. E non è Tony, è la cognata. E avanti, fatti dare Tony. Perché non vuoi mangiare la pappa? È il pupetto che è il figlio della figlia. Mi fa parlare con zio Tony? Sì. 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 Eh? Non c'è sta. Cosa? Sì, aspetta. Silvana, Luciano! Orgosolo, vai all'altra finestra. Beh, e chi sono? Sono i miei generi. Sono stati in paese a fare le provviste. Meno male, perché la dispensa era proprio vuota. Ragazzi, venite a darci una mano! Andate, e attenti a non fare i furbi perché vi teniamo a tiro. Non una parola! Via! Pronto? E io da un pezzo che so pronto. L'hai mandata a cercare? L'ha mandata a cercare. Dai, su! Sì, resta lì. E che te frega, mica vai di. Ma questi come li rivedono? Gli è bianco colore. Sta zitto, ci hanno ordinato di tacere. Che c'è? Che c'è? Sono tornati quelli di prima. Adesso sei contento? C'era bisogno di raccontare tutte quelle fesserie. E tu perché non hai detto la verità delle ragazze in minigonna, eh? Perché hai parlato sempre tu. Ora voglio vedere come la metti con i tuoi evasi. Vedremo. Date da farsi, alla fine. E ti aspetto domani. Alla sala dei corsi non c'era. Allora sono andato a cercare l'altro posto. E voi non muovetevi. Orgotolo! Chi è questa gente in pigiama? Gli evasi. Cretino, ma di cosa c'hai le mani? Di carne, vuole assaggiare? Ho assaggiato io. Levami subito tutta questa gente dai piedi. Portali di sopra e chiudili in una stanza, a chiave. Andiamo, su. Andiamo, avete sentito? Su. Sbrigatevi. A me servirebbe una mano in cucina. Chi mi può aiutare? Vengo Silvana, io! Silvana, questi signori non hanno chiesto il tuo aiuto. Io glielo offro spontaneamente. Ma sono dei delinquenti. È proprio perché sono dei delinquenti. I delinquenti sono il prodotto di una società sbagliata. E io contesto la nostra società. Vai in cucina e piantala, che m'hai già stufato. Ehi, un momento, aspetta, vengo anch'io. Ma dove va? Beh, vengo con voi, anch'io sono contestatario. Da quando? Da quando hanno inventato la mini-mini. Oh, ma piantala. Aspetta che ti do una mano. Ehi, dammi un pacco anche a me. Pronto, Serafì? Ce siamo. Non ce siamo. E non c'era manco in quell'altro posto. Ma io non t'ho portato presso per la tua bella faccia. No, pa' tu a me ci hai portato. Io stavo tanto bene dove stavo, fra 6 mesi sortivo libero io. Così impari a vantarti di conoscere un mostro di intelligenza come questo Tony. Beh, lo vedrai se non è un mostro. Non c'è nessuno che se ne intende di fughe meglio di lui. Lo chiamano pure per le fughe di gas. E ora che cosa succederà? Che ne sappiamo?
E voi due sareste due uomini? Così dicono. Ah. Insomma, che vogliamo fare? E che vogliamo fare? La porta è chiusa a chiave. Ma la finestra è aperta. Chiudetela che fa corrente. Vergognatevi. Fosse qui la buonanima, vi farebbe vedere lui, vi farebbe vedere. Ma quelli sono tre delinquenti. Cominciate a dire che non sono tre. Come non quello sono che tre? Chiamano il Giglio non è un violento. I veri delinquenti sono due. Anastasia e il pastore sardo, perciò due contro due. Sì, ma loro c'hanno le pistole. Bella scusa, le pistole. La chiama scusa, le pistole. Ma certo. Ma quelle ci ammazzano, ma senza pietà. Piacere, vogliamo stare calmi? Ma fatevi zitti. Perché metti quei piatti? Per i due ragazzi, per non lasciarli soli in cucina. Portali di sopra, con gli altri. Svelta, va a sorvegliare i bambocci. Maledizione, una campagnola. La polizia. È Otello. È proprio aria di andare a pesca stanotte. Che iella. Ma è uno solo in borghese. È il maresciallo. Giù tutti quanti, presto, vai. Quella strega parlava col maresciallo quando siamo arrivati. Che fai, lo catturi? Io lo accopperei. Ma se ha detto che veniva qua, li abbiamo tutti addosso. Presto! Aio, sbrigatevi voi altri. Avanti. Svelti! Più svelti! Fermatevi. E statemi bene a sentire. Se vi fate sfuggire una parola, una sola, faccio una strage. Intesi? E ora tutti a tavola. A tavola? A tavola, detto! Vuol favorire? Via! Tu aspetta. Orgosolo, tu vai in garage. Giglio, tu nasconditi dietro al bar e tieni le orecchie aperte. E tu, vada ad aprire al maresciallo. Il maresciallo? Sì, il maresciallo animale. Non senti che suona? Voi altri, mangiate. Scusi, sa, ma sentire parlare di strage va via l'appetito. Fatevelo tornare. E silenzio, altrimenti peggio per voi. Che fame che ho. Buon appetito a tutti. Mangiate. Buonasera, maresciallo, si accomodi. È un gioco, poi ti spiegherò. E prego. Guardate chi c'è, il nostro simpatico maresciallo. Oh, maresciallo! Buonasera, che sorpresa. E si accomodi, faccia un boccone con noi. E che vorrebbe mangiare in cucina, maresciallo? E che scherzoso il maresciallo. Si accomodi, maresciallo. Con permesso. Che fa, trema? No, lì freddo. Allora, come va? Che sta succedendo? Per ora niente. Che pensi di fare? Non lo so. Prepara da mangiare e sta attenta ai bambocci. D'accordo. Non capisco perché mi tremano le mani. A proposito, avete sentito parlare di quei tre evasi? La gente dice che si aggirano da queste parti. Noi non... Ce n'è uno poi che è tremendo. Prima spara e poi parla. Che bella soddisfazione. Maresciallo, gli spaghetti sono di suo gradimento? Sì, sì, buoni, buonissimi. Buoni davvero. Ne mangia altri due. Dicono che sono tre delinquenti. Ancora due. Uno peggio dell'altro. Non esageriamo, maresciallo. Non so io fra sei mesi uscivo. Dire che sono tre delinquenti. Magari sono tre gentiluomini. Sì. Tre innocenti. Vittime di un errore giudiziario. Sì. Già. Lo dite voi. No. Per me sono tre galantuomini. E anche per me sono tre galantuomini, ma la gente fa presto a condannare. Non appena vede qualcuno in pigiama, allora comincia a dire quello è evaso. E poi se ne vede tre e se li trova davanti, tutto ad un tratto dice, hai visto, questi sono scappati dal carcere. E invece sono scappati dal seminario. Ma voi non mangiate? Non abbiamo fame. No, abbiamo mangiato prima. Oh.
spaghetti. Ottimi questi spaghetti. Ma, certo. Vero. Conservi gli spaghetti. Zitto. Io oggi non c'ho proprio fame. Neanch'io. Maresciallo, questi sono più saporiti, li gusti bene. Abbiamo gli evasi in casa, aiuto. 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 Il comandante gridò mentre la nave appunto. Ma che ha Otello da gridare aiuto? Ma chi lo sa? Aiuto! L'aiuto! Ma chi è questo Otello? Otello? Il pescatore. Quello che la notte ci imbarca con papà e zio. Allora quella campagnola che sta fuori è sua. E di chi si credeva? Ah. Adesso lo giusto io. Ok, hai preso. Boh. Aiuto! Senti! Senti, ho detto! Aiuto! Il maresciallo, eh? No, no, io non so niente. Cosa è scritto in questo piatto? Abbiamo gli evasi in casa, aiuto. Questo no. Questo non dovevate fare. Chi è stato? Chi è stato che ha scritto? Io. Volevo dire io, no? Ai! Portali su! Levameli dai piedi! Senti un po' che roba. Ma che cosa gli succede? È tanto buono, ma quando gli pigliano i 5 minuti. Vado su pure io. Ci puoi andare. Buonanotte, fata. Ciao. Vieni qua, senti. Ricordati quella cosa. Mi vuoi dire che ti importa dove dorme? Non tempi c'è. Li vuoi 3 dischi, allora provaci. Vuoi una mano? Sì, aiutami a riempire questi panini. Senti, tu puoi dormire in camera mia questa notte. Usa pure quello che ti pare. Vestaglie, pigiama, quello che ti serve. Grazie. Qualcosa per la pelle, ce l'hai? Detergenti, creme, c'è tutto. Grazie, sei molto gentile. Sono contestataria. Su, entra. E Luciano? Dov'è Luciano? Luciano si deve essere messo qualcosa in testa. Finalmente un uomo in questa casa. Ma che uomo, se puzza di latte. Tutto suo nonno, quel ragazzo. Non è un invertebrato come suo padre e suo zio. Sono sicura che ha eluso la sorveglianza dei delinquenti ed è corso a chiamare la polizia. E tra poco balleranno i signori banditi. Sì, tango argentino. Scrivi del suo numero, Serafì. Appena lo trovi, fammi chiamare subito. È una cosa urgente. Ma mi raccomando, segna del numero. 3531. Come 3131, solo che il primo è 35. Se no ci vado di mezzo io, eh. Ciao. E prega Dio che chiami. Chiama, chiamala. Mica non chiama. Anastasia. Che c'è? Mi è sembrato di sentire dei rumori. Dove? Qua sopra, come se ci fosse qualcuno. Tu non muoviti dal telefono. Dai, andiamo a vedere.
che fai? Boni, Boni, ma chi se può dormire? Stavo dormendo. In soffitta? Beh, sarò padrona dormendo mi pare a casa mia, no? Ah, sì? E adesso vediamo che cosa stavi sognando. Sudiciona. Ma scalciapiani mio. Aiuto! Cosa fai? Ma... Che ne sapevo che sotto c'era l'amichetta sua? Come ti permetti, mia figlia? Aia! Scalzone! A guardare le ragazze che si sbagliano! Bella educazione che ha ricevuto! Me ne rallegro tanto! Chi è il padre di questo mostriciattolo? Allora chi è? Sono io, dicono. Come dicono? Mia figlia è una donna onesta. Creda a me, signora Anastasia. In 13 anni di matrimonio non gli ha mai fatto un torto. Volevo lascia dire... Mamma. No, un uomo che si comporta come lui se lo sarebbe meritato. Ma pensi a quelli che ha fatto lei alla buon'anima. Non ti permettere, sai, non ti permettere. Mio marito è nato sempre a testa alta. Sì, ma in campagna non c'erano i fili. Ma lo sente, signora Anastasia, lo sente? Smettetelo! Io me ne frego delle vostre corna. Ma qui si offende la memoria di un morto. Io me ne frego dei mortacci vostri. Ho detto basta. Basta un corno. Ha detto che guardava da un buco in camera mia. Ma quale buco? Se una fessurina. E tu lo sapevi che c'era la fessurina, eh? E chi guardavi le altre volte? Beh, mancanza di meglio. Disgraziato. Fermi, Mi stava colpendo. Eccola. E c'è scappato il morto. Capirai quanto gliene frega a quelli. Quelli c'hanno 5-6 ergastoli. E mo, come fesso, uno me lo becco io. Io fra 6 mesi uscivo. Chi mi ha fatto fa? E mo tora, come? Le interurbane le paghi? E mo tora conto un'altra volta, va. Ciao. Ma tu guarda come sa d'anguaglia un papà. Papà delle famiglie incensurato. Chi è morto? Tua nonna. Andiamo su, dai, o me lo dici te o me lo dice il pubblico ministero al processo. E falla finita, è partito un colpo. È partito, ma chi è arrivato? Arriva a te se non la pianti. E guarda che farai una brutta fine se non chiama Tony. Ha chiamato. E che aspetti? Perché non parli? Allora, come siete rimasti? Che gli racconto tutto un'altra volta. Che incrociano a largo e fanno finta di pescare. E come li riconosciamo? C'hanno 3 luci rosse e 2 verdi. Ah, oppa. E a largo come andiamo? C'è sta una barca a motore in cortile. Serve la nafta. Per la barca? Per peschereccio de Toni, sennò fino in Corsica non ci arriviamo. Però i viveri... I viveri? Non ci stanno. Oh, e questo sarebbe il mostro d'intelligenza. Organizza tutto, però si scorda di carburante e viveri. Non si è scordato, ci hanno avuto due madame le carcagne tutto il giorno, ci pensiamo noi. Oh, ma chi ce li passa adesso i viveri e il carburante? Chi va a prenderli? Ci sono quei due. Ah, è vero. Permesso? Disturbiamo? Questa è la nota dei viveri che ci occorrono. E nient'altro? Sì, 4 fuste di nafta. Lei ha tenuto presente che oggi è domenica e i negozi sono tutti chiusi. Ma non me ne frega niente, arrangiatevi. E niente scherzi, ricordatevi che i vostri familiari sono in ostaggio. E qualche morto in più non cambia proprio niente. Su, muovetevi. E avete un'ora di tempo. Presto. Dov'è il telefono? Grazie signora, i miei rispetti. È andata a giocare a bocce. Andiamo, presto. Salve ragazzi, come va, eh? Come va con gli evasi? Lo sa pure lei. Ma come? Se me lo avete raccontato voi. Il maresciallo parla degli evasi. Ho capito, appunto, gli evasi. Ma no, quelli che ci siamo inventati noi. Ah, questo non l'avevo capito. Con permesso. Ah, sentite, scusate, il vostro televisore è a posto? Dica, maresciallo. Funziona bene? Sì. No, siccome il mio si è guastato, posso venire da voi a vedere la partita? Con piacere, maresciallo, se figuri. Venga subito, quando vuole. Ci vediamo più tardi, grazie. Non gli potevi dire che non funzionava? Beh, fa un po' le righe, però funziona benissimo. Bravo, e con gli evasi come la mettiamo? Ah già, non ci avevo pensato.
Per ora pensiamo alla naffeta e agli elementari. Presto, presto. Omero! Qui ci penso io, tu vai da Gaetano e ricordati che un'ora passa in un minuto. Sor Franco. Buongiorno, Sor Franco. Buongiorno. Posso cominciare quei lavori alla villetta? Comincia. Vabbè, allora comincio oggi. No, oggi no, è domenica. Ma io alla domenica non ci vado. Ma ci vado io, se ti avvicini alla villa, so guai tuoi, hai capito? E sa, quando arriva tanta gente così all'improvviso è sempre un pasticcio. Qualche minuto. Mia moglie è senza ordine mio la domenica. Comunque la ringrazio tanto tanto e la saluto. No, lei viene a prendere un caffè con me, venga. Mi dispiace, ho i minuti contati. Ma che? C'è un sacco di roba, venga, prima che mia moglie la pesa, prima che la metta a posto, prima che il ragazzino la metta in macchina. Con questa abbiamo finito. Dai, carica. Così domani alla villetta ci troviamo tutto pronto. Fai presto, eh? C'è tutto. Sì, ci ho caricato. Bravo. Tutto. Andiamo, sbrigati che mancano pochi minuti, svelto! Venga. Dai, vieni a tirare che non hai levato. Faccia questa cortesia, per gentilezza. Oggi è domenica, ve la manderò domani. Oggi. Tanto non uscite con la barca stanotte, no? E invece stanotte a Roma non ci torniamo. Peccato, vi volevo chiedere un piacere. Che piacere? Se me la potevate prestare a me questa notte la barca. Benissimo, voi ci date 4 fusti di naffita e noi vi prestiamo la barca. Davvero? Sì. Allora la mando a prendere. Grazie. Grazie, grazie molte, grazie. Arrivederci a tutti, buon gioco, buona domenica. Ciao. Andiamo, andiamo. Avete preso tutto? E la nafta? La portano. Dov'è la nafta? Col camion. Quando? Oggi nel pomeriggio. Me lo auguro per voi. E ora, su con me. Senti. E voi altri controllate se c'è tutto. Ma dimmi un po', ma perché la dovevo verniciare sta barca? Ma non dire cretinate, avanti. Allora, la roba che si? A mangiare, no? E mangiate sta vernice in mezzo al pane, tiè. E bevete pure sto frascati. Una puzza di acquaraggia. Acquaraggia. E queste che sono, le posate? Ma non avete dato l'allarme, non vi siete precipitati dal maresciallo? Non potevamo parlare, tenevano voi in ostaggio. Tua madre non vuol capire che tipo è Anastasia. Portatemeli qui, quei maledetti! Io che li ammazzo, porco Giuda! Ti schiaccio la testa! Oh, li ammazzo quei disgraziati! Vi faccio a pezzettini! Vi stritolo, porco Giuda! Tutti a due! Lo sentite come grida, come s'arrabbia? Ciccio, ma con chi ce l'ha? Chiunque sia, non vorrei trovarmi nei suoi panni. Ah, neanch'io. Ehi, voi due, vi vuole Anastasia, forza, muovetevi. Su, svelti. Addio, cara. Avanti, avanti. Se non tornassi, fai da madre al nostro figlio. Un aperitivo? Grazie, molto gentile. Analcolico. Cin cin. Cin cin. Cin cin. Alla salute. Ma questo è acquaraggia. Ma cosa dite? Questo è il vino che avete portato voi. Noi? E quando? Siete andati apposta in paese a fare provviste. Qualora non foste soddisfatti, possiamo rimediare subito. Abbiamo altre cose. Prego, prima lui. Forse invece di bere preferite un potage. Abbiamo degli ottimi passati di piselli. O preferite pomodoro? No, a lui i piselli, a me il pomodoro. Non si era parlato di potage.
Ma questo è potage di vernice. Vernice? Ma volete scherzare? Queste sono le nostre razioni di brodo, quelle che gentilmente ci avete fornito voi. Io soffro di stomaco. Mangiate, o vi ammazzo. Avanti, mangiate. Buon appetito. Altrettanto. Forza, mangiate! Fategli una bella scorpacciata! Sta arrivando il maresciallo, quello vero! È in divisa! Portate via ogni cosa e pulitegli il muso a questi due! Via quei barattoli, su! Voi cercate di mandarlo via con una scusa. È una parola. Quello è venuto per vedere la partita. Già c'è la partita. Ditegli che è rotto il televisore, che non funziona, capito? Signor sì. E voi altri portatelo via. Portatelo via, portiamolo via. Via, via, via. Fatelo sparire. Su, su, svelti. Tartaruga. Muovetevi. Voi due alzatevi. Andate ad aprire. Dai, dai, dai! E attenzione! Una falsa mossa, una parola sbagliata e faccio una strage, capito? Bisogna trovare una presa di corrente. Accidenti! Fagiolino. Ah, ecco! Eh? Un po' più a me? Perfetto. Oh, ma vuoi urtare? Oh, ecco. Accendi. Ma che sei matto? Abbiamo la madama in casa e tu guardi la partita. Ma mica apro l'audio, se vede solamente. Maresciallo, mi dispiace, ma devo darle una brutta notizia. Gesù! Giuseppe e Maria. Si è guastato il televisore. E perché non lo dicevi prima? Ma guastato come? Ecco, appena diminuisce l'audio, vengono le righe. E tanto che l'abbiamo portato sopra. Scusate, fatemi capire. Appena si diminuisce l'audio, vengono... ho capito, ora va giusto. Fermo! Maresciallo, ma perché non gliel'hai detto prima che è saltata la valvola? La valvola. Quale valvola? No, quelle in piedi, quella tra la destra e la sinistra. Ma maresciallo, non funziona. Non funziona. E me lo dite adesso. E lei adesso sta arrivando. Già, è vero. Beh, però se ci affrettiamo, forse facciamo in tempo a vederla al bar la partita. Sì, in tempo. Aspetta, Carmelina, diamo un cenno bella, va. E già, ce ne andiamo senza salutare prima le signore. Beh, ma quelli stanno per mettersi a tavola. Ma che significa? Quelle me ne mi dato un sacco di volte, mi hanno detto, signora, veniteci a salutare, adesso mi trovo qui, non me ne posso andare. Signora, perché passerei proprio per una maleducata, voi capite? Sì. Loro mi hanno sempre visto ai giardinetti, detto venite a pagare un drink e mo sono venuto, signora mia, che faccio, me ne vado proprio, faccio proprio la maleducata. Signora, le salutiamo noi. Va bene, allora m'assetto. S'assetto. Carmeli, che fai? Si è assettato. Tu, Carmeli, è giovedì, la partita, capito? No, ne posso qualino. Facciamogli salutare questa signora. Fino a che le signore non sono scelte, io no. Orgosolo, ma lascia perdere quella partita, tu devi stare con me. Tira fuori quelle tre cornacchie e portale sotto. E svelto che le stanno cercando. Ma quale papà parti da qua sta a fa solo le righe? Ma voglio. Ieri sera che funzionava bene ci è toccato vedere ti V7. Facetemi un piacere, fatele scendere un minuto soltanto. Il tempo che mia moglie le saluta e io almeno riesco a vedere il secondo tempo della partita, Bene, maresciallo, il fatto è che sono indisposte. Ma tutte e due? Tutte e tre. Tre. Già, c'è anche la mamma, la nostra suocera. Ma se solo ieri stavano così bene. Sa com'è la spaziale? Sì, va, viene, sale, scende. Ecco, in questo momento se n'è andata. Sono guarite, eccole là. Signora Aurelia, Rossana, Teresa, finalmente ci possiamo salutare, ma con questi uomini, sempre con la partita, non ci lasciano l'intimità noi donne di poterci salutare. È una cosa veramente insopportabile, perché sempre loro. Signora, vostro marito perde la partita. Signore mio, è vero che siete stati un po' indisposti? Ho detto senza il mio permesso nemmeno al cesso. No, mica va al cesso, mi spiega un momento una cosa e... permetti. Un momento al cavolo, la partita la voglio vedere pure io, se no ti spiego niente. E tu qua non c'è popolo, sta, va bene? E io dico, Anastasia, quello che ha detto di lui. E che ho detto? Che è cornuto. E quando l'ho detto? E io glielo dico lo stesso, poi vediamo.
A osse piccolo, ma sei in gran fiatra. Ma pure gli ragazzi li metti a fare, cominciamo bene. No, su, è arrivato il magozzo lì. E come fa? Basta mettere l'audio. Ma che sei matto, c'è stata una stata Asia. Porco Giuda, ma io vi ci ficco dentro la testa nel televisore, così la vedete meglio sta partita. Ve l'ho detto che la dovete vedere muta. Sì, la partita, lo vedi è con la sta rifà le righe. Ma chi se ne frega delle righe? Io vi vedo proprio un pochettino maciate, questa spaziale va lasciato proprio un brutto segno. Sì. E voi, signor Aurelio, vi vedo un pochettino sbattutine. Sì, proprio. Beh, vabbè, Pasquali, ce ne possiamo andare. Un momento, ci prendiamo il caffè e facciamo presto, perché tanto ci vuole. Un attimino, ci siamo rivisto dopo tanto tempo. Zitti tutti! Che c'è? Ma come, non sentite? E come, sento bene, questa è la partita. Pasquali, ma tu ti sei fissato col pallone, Ma come, il televisore è rotto e tu senti la voce di Nicolò Carossi. Cosa dice con me, Carossi? Chi ha parlato di Carossi? Ho detto Carossi o io? Non l'ha detto. Questa, se non vado errato, è invece la voce di Martellini. Ma quale Martellini? Era uno scherzo che faceva, la voce di Nicolò Carossi. Ma che uno scherzo? Hai sentito niente tu? Io no, il maresciallo ha creduto di sentire la voce di Martellini che imitava Noschese con Carossi. Ah, ecco. Piano Duarte, io vado a vedere se viene Astasia. C'è quindi un calcio di punizione in favore della Juventus. Calcio di punizione che sembra affidato proprio ad Anastasi. Anastasi? Ecco, infatti, Anastasi! 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 Sei lo stronzo, sei! Cosa hai detto? Tiro e ovarando in calcio d'angolo di mi lo ha detto a te! Dal lato dei popolari va a batterlo. Ehi! Fatemi sentire anche a me! Ehi! Alzate un po' il volume! È già zuccherato, ma se ne volete ancora qui c'è. Grazie. Avete sentito? Chi è che batte di sopra? Ne ho sentito che? Nessuno. Hai battuto tu? Io no. Eppure ci avrei giurato. Perché busto un brutto cretino? Io sono tifoso e a quest'ora dovevo essere a vedere la partita allo stadio. C'ho pure il biglietto. Chi ci pulisce? Moderiamo il linguaggio, vero? Oi, ragazzina, ma tu lo sai con chi parli? Lo sai o no? Con un bandito sboccato e di terza categoria. Che vuoi, due sbarra? I veri gangster sono intelligenti. Lei è talmente ottuso che fa tante storie, mentre sarebbe così semplice prenderlo, portarlo di là e fargli vedere la partita. O ci vuole Anastasia, quello vero buonanima, per capirlo. Andiamo, muoviti, idiota. Ma non l'avete sentito? Eppure qualcuno batte. No. Ma saranno i ragazzi, Silvana e Luciano. Ma la signora Teresa ha detto che sono usciti. Usciti? E tu hai dato il permesso a Silvana di uscire? Ma allora lo fai apposta per farmi arrabbiare. Ma non ti arrabbiare, Ciccio. E io invece mi arrabbio. E mi arrabbio pure io. Perché tu non ti dovevi permettere di mandare fuori Luciano con Silvana. Perché io sono il capo di famiglia e prima che uno esce da questa casa lo devo sapere io. Mi sono spiegato. Perché quando uno si arrabbia non è più normale. Certo, no. Sì. Va bene, dico, ma perché arrabbiarsi tanto? Sono tornati. No, non sono tornati. No. No. Ma allora chi è che batte? Queste, no. No. Sì, sono tornati, ma non dovevano uscire. E per punizione niente cinema. Rimessa in gioco quindi del... Sta arrivando qualcuno. No, è il massaggiatore, hanno acciaccato Mazzone. Cacciacca te, disgraziato. È entrata una macchina in cortile, va a vedere. È il camion che porta la nafta. Ehi, ma chi tira la punizione? Riva, mo vedi che cannonata. Riva. Dai, apri che poi scarichiamo la nafta. Il sor Gaetano ha detto che c'è una barca da portar via. La barca è là. Scaricate la nafta e caricate la barca. Ma ce la facciamo in due a metterla su? Va bene, vediamo una mano nuova, sbrighiamoci che abbiamo amici in casa. Sbrighiamoci, via, ragazzi. Di gioco in difesa, ferma il tedesco dal duello tra il brasiliano e il tedesco. Dai! Perché l'arbitro ha ritenuto irregolare l'intervento a gamba tesa del brasiliano. Calcio di punizione in favore della Juventus. Avanza il Puletto che vede libero Anastasia. Allora, arrivederci. Arrivederci. Ecco la nostra barca. Ma...
Ma che ci dovranno fare con tutta questa nave? Vai a capire la gente. Eppure non mi sbaglio, io sento la voce di Martellini. Scusate il ritardo. Per cortesia, silenzio, silenzio. Per cortesia, il maresciallo dice di fare silenzio. Silenzio! Ma volete capire che bisogna fare silenzio? Lo ha detto il maresciallo e quando lo dice voi dovete fare silenzio. Perché noi non possiamo capire. Se non, non si capisce niente. State male, il maresciallo. Anastasia ancora, tiro di Anastasia. Basta! Lo sentite tutti, sì? E allora non mi verrete ancora a dire che in questa casa non c'è un televisore acceso? E mi spiegherete, spero, perché me lo avete tenuto nascosto? Ecco il tiro di Leonardi, teso in area di rigore, mette fuori aria. Non c'è bisogno di spiegazioni. Il televisore sta di sopra, maresciallo. Venga, venga. Venga a vedere anche lei questa bella partita. Salga, si accomodi. Lo so che è pericoloso prendere il mare in pieno giorno. Non possiamo aspettare fino a stanotte col maresciallo tra i piedi. E chi dice stanotte? Io dico un quarto d'ora, manco un quarto d'ora alla fine. Oh, che fine, fine! Andate a caricare la nafta sulla barca, dai! La nafta c'è, ma la barca no. Non c'è la barca. Maledetti, ma io li ammazzo tutti quanti questa volta, li ammazzo tutti! Ma chi credono di prendere in giro? Ma questo che tiene? Non lo so che cosa gli succede a quel delinquente. Eh sì. Maresciallo, lo sento, lo sento. Lo sento, lo sento. A quei delinquenti lì non dovrebbero dare il permesso di evadere. A chi lo dici? A voi. Come a me? E a chi lo diciamo? Ah, già, a me. Sì. A voi due, vi vuole Anastasia. Avanti, muovete. Speriamo che non sia per fare merenda. Forza, forza. Scusate, con permesso. Su, andiamo. Avanti, sbrigatevi. E adesso buttatelo nella vasca. Finalmente sapremo a cosa serve questa nafta. Non l'avete ancora capito, ve lo spiego io. Appena avrete riempito la vasca, vi ci ficco dentro. E poi ci butto un ciarino. Ma prenderà fuoco. Appunto. Oh, oddio, il mio piede. Mi è scappato le mani, lo scuso. Mi ammazzo. Mi ammazzo. Anastasia. Che c'è? Parlano con Tony. Dice che potrebbe trovare un'altra barca. Ce l'ha un amico suo a Fregene. A Fregene, come ci arriviamo? Su, muovetevi. Presto. Montate tutti in macchina. Svelti, montate in macchina. Svelti. Abbiamo i minuti contati. E adesso ascoltatemi bene. Sapete cos'è un'esca? Siamo pescatori. Bene. Voi dovete fare da esca. Prendete la strada verso sud, dritto, finché non incontrate le pattuglie della polizia. Ma vestiti così ci arrestano. No, perché voi scappate. E quelli ci inseguono. Esatto. E per inseguirvi tolgono i posti di blocco e noi abbiamo via libera. E ricordatevi bene che ci portiamo appresso le vostre mogli e vostri figli. E se il nostro piano fallisce, faccio una strage. Intesi? Ma questa è fissazione. Le mie figlie, i miei nipoti, Maria Santissima, in che mani? Sì, purtroppo sono in mano a quei delinquenti. Io dicevo le vostre mani, è da voi che dipende la loro salvezza. Oh, mamma mia, che magari dipendesse da noi, e qui è questione di cavalli. È questione di asini. Guidate uno peggio dell'altro. Voglio proprio vedervi fare le corse con la macchina della polizia. Quelli vi acchiappano subito. Ma insomma, dove si portano? Sbrigatevi, forza! Sbrigatevi, calmatevi! Su, avanti, montate in macchina! E gli altri? Sono tutti ai cattivi, possiamo andare. Andiamo. Oh, c'è pure io, che faccio l'autostop? Ma dove metto? E dammi una spinta, non vuol partire questa macchina. Ma quale spinta? Che sono spinterogeno io? Ma ha preso per Superman questo.
razza e forza che c'è, mica ce lo sapevo. Oh, ma dove vai? Perché me lasci qui? Oh, ma disgraziato! All'anima che sta sotto! Un cretino di meno. Guarda che Tony è amico suo. E che gliene importa Tony? A Tony gli importano i soldi. Marilina, dove sono i dollari? Stanno qui, eccoli. Sono già passati 20 minuti. Io dico che a quest'ora c'è una Volkswagen che corre più di una Ferrari. Ci mancava anche questa. Coraggio, dobbiamo cambiarla. Ma siete pazzi a cambiare la gomma vestiti da ergastolani? Se passa la stradale mica possiamo scappare a piedi. Eh già, è vero. Almeno se volte dall'altra parte. Come se non fossi io che le lavo le vostre mutande. Visto che c'avevo ragione, ecco la macchina della polizia. Ci vediamo al picnic. Mo che famo? State zitti, lasciate fare a me. Non avete messo il triangolo? Scusi, no, una banale dimenticanza. Ma che fare? Stiamo cambiando una gomma. I mutande. Ebbè, sa, è una faticaccia, dobbiamo fare tutto a mano. Stiamo facendo una sudata. E meno male che non dovete smontare il motore. Beh, andiamo. Grazie. Arrivederci. Attenzione, alle auto della zona 7. Alle auto della zona 7. Convergere tutti nel tratto Fiumicino-Fregene. È per noi. Sì? Gli evasi tentano di raggiungere Fregene con una Volkswagen blu. Abbiamo preso Saetta Romolo, detto il Giglio, che ha cantato. Torniamo indietro. Hanno costretto tre integerrimi cittadini a indossare i loro indumenti da forzati allo scopo di fuorviarci. Sono su una Volkswagen blu in compagnia di una donna. Se li incontrate non perdete tempo. E adesso sbrigatevi a trovare un posto di blocco. La mezz'ora è passata, incoscienti. Ma ce ne vuole di tempo per cambiare una gomma. Basterebbe raggiungere la macchina della stradale. Ma a quest'ora chissà dove è arrivata. Eccola là, metti il motociccio. Fatti vedere. Eccoli là, sono quelli di prima, tira dritto. Eccoli ciccio, stai pronto a scappare? Sono pronto. Siamo qui, polizia, siamo gli evasi. Polizia, siamo qua. Insegui la polizia, subito. Dritto. Statevi calme. Se credete di impressionarmi vi sbagliate, eh. Calmi, ho detto. No, non finisce mica qua, eh. Mi farò arrestare da mio marito. E allora? Il posto di blocco c'è ancora, crocevia. Un alfa della stradale e due motociclisti. Maledizione. Ma che fanno quelli? Accelera! Dai, ciccio, più forte, capisci? Più forte! Che do, siamo a 130! Se sapessi guidare io! Corre! Fermatevi, siamo gli evasi! Cose mai viste, gli evasi che inseguono la polizia! Ferma, siamo qui dietro a voi! Un mezzo per raggiungerli ci sarebbe. Qui la strada fa un giro largo. Se noi tagliamo per i campi... Che c'è un viottolo, una scorciatoia! No, ci sono i campi! Che viottolo è qua? Cosa fai in questo paese? Ma chi l'avete preso per un carro armato? Ma quale carro armato? Sia ben chiaro, non mi assumo responsabilità! Sì, tutte scuse che prendi! Se sapessi guidare io! C'è un fotografo! Che è successo? È andato via il sole! Che è successo? E che ne lasciatemi questa cosa davanti! Ci penso io, aspetta! Che fai? Qui da me! Prendi, caro. Dammi un punternes prima. Che silenzio, che pace qui in campagna. Come si sta tranquilli? C'è gente! E dove? A destra, a sinistra o dritto? Accendi! Aiuto! Venuta c'è la faccia! Ecco, ci vedi! Ma che vedo, è peggio di prima! Assassino, dove vai? Nel precedenza, moriamo! Curva! Dove? Ai, ammazza che botta!
Si sono messi a rincorrerci. Ci hanno tagliato la strada. Sì, la Volkswagen blu con quelli vestiti da galeotti che non c'entrano niente. Come? No, lo sappiamo che non bisogna perdere tempo con loro. Ma erano loro a inseguirci. Va bene, signor tenente. Aspettiamo qui. Chiaro che ha cantato quella carogna. Se mi capita tra le mani da Giglio, lo faccio diventare crisantemo. Guarda che stiamo per arrivare a Crocevia, dove c'è il posto di blocco. Dobbiamo toglierci dalla strada. Ecco, per di là. Ah, brava. Prendiamo questo viotto. Guarda chi c'è, il maggiolino Esca. Magnifico, siamo a posto. Si ricambia pelle. Così la polizia ci lascia tranquilli. Disgraziati, la roba! Non si arrabbi! I panni da forzati, che ne avete fatto? Sì, eccoli qua! Nessuno li ha rubati, eccoli! Il traditore non sa che piacere ci ha fatto a cantare. Per voi non è cambiato niente, gli ordini sono quelli di prima. Farvi inseguire dalla polizia e cercare di allontanare dalle strade i posti di blocco. Tu vieni con noi, sali in macchina. Monto qui. Lo tenete in ostaggio. Povero Coco! In ostaggio teniamo i due ragazzi e il maresciallo. Stanno con un nostro amico che fa il killer. Sapete cos'è un killer? Se il nostro piano fa il killer, li ammazza! Avanti, presto, via, saliti in macchina. Su, dietro fronte. Vai, da quella parte. Avanti, presto, monta, metti in moto. Metti in moto. Certo. Ingrana la marcia. Sì, sì. Avanti. Sì, sì. Ingrana. Ingrana bene. Non riesco, sono nervoso. Via, parti, via. Tolto il posto di blocco al crocevia, in due minuti siamo a Fregene. E a Fregene troviamo la barca. È ben organizzato quel Tony. Un po' caro. Non importa, i dollari e i passaporti ormai li abbiamo. Accidenti, è rimasto tutto nella giacca. Bisogna riacciuffare quei cretini. Franco, ma tu non sai guidare. Ah già, è vero, me l'ero dimenticato. Mamma mia, che succede? Cerca di frenare! Come faccio? Cerca di frenare! Che ci hanno messo nel vino invece della benzina? Perderemo un minuto, ma evitiamo un disastro! Franco! Calma, mi concentro! Frena! Frena! Qual è il freno? Ma come hai fatto? Il pedale vicino all'acceleratore! Qual è questo pedale, questo acceleratore? Dal crocevia non sono passate. O la Volkswagen non era quella, oppure sono tornati indietro. Eccola una Volkswagen rossa che viene dal crocevia. Due uomini e quattro femmine, loro sono, presto! Inseguiamoli! Se non moriamo ci salviamo. Ci hanno visti! Svelto, Franco, ci seguono, svelto! E ho le parole! L'accelera! E come faccio? Svelto, ma come? Vai. Dove lo metto il piede? Premi l'acceleratore! E dov'è? L'accelera! Oh, vicino al mio piede! Ecco! Scusami! Ma questo è il piede mio! E ora che faccio? Oddio, oddio, la curva! Stringimi, stringimi! Ma ti sembra il momento! Va bene, ti stringo! No, stringi la curva, l'efficiente! Io credevo che voleva essere baciato! Abbiamo la stradale davanti. Maledetti. Il maggiolino, lo vedete? Se li stanno inseguendo, siamo perduti. Perduti un corno. Se li inseguono, dobbiamo raggiungerli prima noi. Ma lo sai che la polizia c'ha l'alfa. E noi abbiamo 5 ergastoli in 2. Ma chi sono questi che ci vengono dietro? Vi dico che sono quei 3 deficienti. Fatemi scendere e gli faccio 2 occhi così. Ah, ma ne lascia perdere, stiamo inseguendo gli evasi. E ora che faccio? Gira a destra. Sì.
a Milano. Aiuto! A cornuto! Da vostri l'ha ammazzato! Attento al muro! Siamo entrati a Berlino! Dove vai? Dentro il tunnel! Sta così vicino, mi cianci che il velo. Concetti, fa un bel sorriso. Vabbè. Che bei capelli. Io l'avrei sposato solo per quelli. Bella. Perché io no. E vieni un po' più avanti, muovete. Eh no, che me insaccherò tutta. E dai. C'è la pozza. Attenti, attenti. Tiratemi dietro. Che stai facendo una poco! Non ci ammazzavano tutti! Venivano come matti! Va bene, ho capito. Ora lasciateci passare, che ci pensiamo noi! Ne arrestate la galera! Tutti! Levate la valente! Visto, ce l'abbiamo fatta! Ha capito? La valente deve togliere! Dai, presto! Torna indietro, che gli tagliamo la strada! Guarda qua, guarda, Concetti. Vestito mio, guarda! Ah, è qui! Ancora! È il velo! È il velo! Hanno portato via anche il velo! Finisci! Tirale qua! No! Ho chiamato la polizia, ha capito! La polizia! È il velo mio! La valente teneva! Mannaggia te! Distrazia! Ecco che torna! Allarza! Oh! Aiutate! Ti faccio vedere io! Fatemi scendere! Mi sono perso la parrucca! Maledetti! Eccola qua la tua parrucca! Se vossi la ammazzaste! Chi è? La parrucca c'aveva! Sto becca morto! Ah! Oddio, sono morti tutti! E mio marito non c'è più! E il pelato mi aveva mandato! Scusi, è questo l'ufficio pagataglie? È questo, entrino, prego. Entra. Loro sono qui per la taglia posta su quei tre vasi, vero? Sì. Ho visto la fotografia sui giornali. Permettono? Sì. Bravi. Grazie. Rallegramenti. Grazie. Perché si sono disturbati a venire qua? Il denaro glielo mandiamo direttamente a casa. Ah, per posta? Certo. Pensiamo a tutto noi. Lor signori non devono avere preoccupazioni. E poi parlano male della burocrazia italiana. E mi scusi, ci può dire quando lo riceveremo? Subito. Vediamo un po'. Ah, ecco. Dunque, questa settimana va in pagamento la taglia sul brigante Musolino che venne arrestato nel 1901. Siamo nel 70. Fate un po' i calcoli di quando tocca a voi. Un pezzetto. Un pezzetto. Nel 2040. Esatto. Scusi. Dica. Mattino o pomeriggio?